Per la prima volta in Italia, l'Agenzia dell'Unione Europea per i Diritti Fondamentali, FRA, con il Comitato Diritti Umani, ha presentato una ricerca sullo sfruttamento lavorativo a danno di chi si sposta all'interno dell'Unione Europea o di chi vi fa ingresso. 28 i Paesi membri interessati, 616 esperti coinvolti, 217 casi di studio, 24 gruppi di discussione. Credo che la presentazione di questo rapporto è uno strumento fondamentale per capire come gli Stati tra di loro debbano sempre più cooperare per stroncare, diciamo, il fenomeno di sfruttamento grave dei lavoratori, della tratta degli esseri umani. In più credo che il governo italiano abbia, diciamo, il dovere da un lato di far sì che le ispezioni per contrastare questi fenomeni siano sempre più mirate ed efficaci. Ci si prepara a presentare due emendamenti per dare un rilievo penale maggiore a questo tipo di reato e soprattutto a rendere oggettiva la responsabilità di coloro che trasportano questi lavoratori. Beh, certamente non è rosea, dobbiamo stare molto attenti a cercare soprattutto di finalizzare gli obiettivi che sono soprattutto l'applicazione di quelle legislazioni nazionali anche a livello europeo che esistono ma che sono male applicate. È sempre un male vedere a distanza di anni che delle norme che possono essere ben rispettate non lo siano. Io mi riferisco soprattutto al luogo del lavoro, dove soprattutto l'Organizzazione Internazionale del Lavoro fa uno sforzo enorme per fare in modo che impresari, ma soprattutto rappresentanti dei lavoratori, vengano a conoscenza dei propri diritti e che possano essere rispettati in questo senso.